Ho finito di giocare la trama della 2.1 di Honkai Star Rail, ovvero la seconda parte di Penacoli, che non è l'ultima perché la trama continuerà nella 2.2, dove dovrebbe arrivare una conclusione, se non ricordo male. E ti posso dire che questa trama mi è piaciuta molto, ovviamente perché c'è un mega riferimento ad Honkai Impact Third, e su questo trovi già un video di analisi sul canale YouTube, dove ci sono i personaggi di Welt e Acheron che vanno appunto a delineare il passato di questo personaggio, che si va a ricollegare a quello di Honkai Impact Third, e perché è importante, perché ti fa capire il senso di questo personaggio, che è una variante di Raiden Mei e quant'altro. Ma al di fuori di questo, ti faccio vedere una serie di screenshot che ho preso qua dalla mia PS5. Perché questa trama è cominciata un pochino in modo particolare, ovvero che una delle prime cose che abbiamo visto è stato letteralmente un pezzo della storia di Acheron, dove aveva ucciso, anche se poi si è sacrificato a tutti gli effetti, Duke Inferno. Questo personaggio piuttosto particolare che puoi ben immaginare, io mi ero un pochino arrabbiato, no? Quando ci avevano detto, sì, guarda, questo personaggio è importantissimo, poi ti dicono nella trama, sì, ma è morto. E mi sono arrabbiato, dico, scusami, almeno fammelo vedere, no? E alla fine te l'hanno fatto vedere, ti hanno fatto questa introduzione al personaggio, sul perché ha fatto questa scelta, sul perché Acheron era arrivata appunto a combattere contro di lui. Ora, non ti voglio fare un riassunto della trama, perché ci metterei una vita, e questi te li faccio su Honkai Impact Third, perché credo che lì sia un pochino più importante per comprendere il tutto. Però quello che mi premeva a dire è che una parte importante di trama era dedicata non solo a spiegare quello che è l'incontro con Welt e Acheron, ti ripeto, di questo ne abbiamo già parlato, ma soprattutto con l'avventura di Adventure Inn, perché incredibilmente, è una cosa che io neanche mi aspettavo, è che la buona parte di trama è dedicata a questo personaggio. Nonostante hanno fatto tutto il marketing della vita su Acheron, la maggior parte della storia è tutta legata al personaggio di Adventure Inn, qual è stato il suo passato, come è arrivato ad entrare nell'IPC, che cosa sta combinando, sul perché lo vedi poi nel finale fare determinate cose. E quindi è stato molto bello vedere tutto questo passaggio narrativo di questo personaggio che era nato nel pianeta di Sigonia, che non aveva praticamente nulla, i genitori erano morti, poi si è dovuta sacrificare anche la sorella, avevano comprato questo personaggio come uno schiavo. Quindi c'è tutto un excursus veramente molto molto interessante, e praticamente il leitmotiv della caratterizzazione di questo personaggio è che, dato che non aveva nulla, l'unica cosa che però aveva, che non era una cosa materiale, era praticamente la fortuna. E da qui in poi è diventato questo scommettitore, dove appunto lui andava a scommettere un pochino qualsiasi cosa per cercare di vincere, ottenere sempre qualcosa. Ed è sempre interessante anche all'interno della trama come ti vanno a dire, guarda, Adventure Inn non solo si è liberato dalle persone che lo avevano reso schiavo, ma li aveva anche uccisi, no? Quindi piuttosto bella questa sorta di storia sul personaggio che ha la sua propria redenzione, se così la vogliamo chiamare. E poi arriviamo anche alla signorina Jade, questo nuovo personaggio che si dice arriverà nelle prossime patch, che dirige una parte dell'IPC, quindi abbiamo anche un'introduzione a questa parte, insomma, della lore di Star Rail, questa fazione piuttosto importante. E insomma, qua vanno a decidere il destino del personaggio, cosa deve fare. Poi non ti sto a far vedere tutto, perché c'è tutta una buona parte di storia dedicata anche al personaggio di Sunday, di come ti fanno vedere che lui sta lì a tramare dietro le quinte, fare diverse altre cose. E poi solamente nel finale però ti fanno vedere un pochino qualcosina di più su Acheron, perché ti lasciano intendere che questo personaggio è appunto una variante di Raiden Mei, però non vanno mai ad ampliare un pochino il discorso su quello che può fare lei all'interno della storia, fino ad arrivare al momento in cui i nostri personaggi affrontano il personaggio di Adventure Inn, perché anche lui deve arrivare a un certo tipo di obiettivo. Poi ti introducono tutte quelle pietre, l'Adventure in Stone, la Topaz Stone, che una è rotta, un'altra invece non si sa dove è finita, insomma una marea di cose che, ti ripeto, sono interessanti, ma sicuramente puoi trovare delle analisi migliori delle mie su questo. Quello che mi premeva dire però è che
ti ripeto, fin tanto che la trama di Star Rail va avanti in un determinato modo, allora tu dici, ok, è interessante o non è interessante. Quando poi invece mi fai vedere qualcosina di world building, questo che cosa significa? Che mi fai vedere come la signorina Acheron in realtà è un self-annihilator, ovvero un personaggio che può utilizzare una parte del potere dell'Ion dell'Nihility, allora qua tutto cambia. Perché non solo è una variante di Raiden Mei, ma adesso ha un potere del tutto diverso rispetto a quello che ti aspetti da insomma, gli altri personaggi di Star Rail o quantomeno personaggi dell'Honkaiverse. Quindi tutta questa parte dove Acheron va ad interagire con Aventurine dopo che è stato sconfitto è stato sicuramente molto, molto bella, perché questa è la versione appunto alternativa di Acheron, con questo insomma, questo design appunto sul rosso e sul grigio, e poi c'è tutto questo buco nero nel sottofondo, perché ti va appunto a rappresentare il 9, o quantomeno l'AX, mi pare che lo chiamano in inglese, una cosa piuttosto particolare, che è appunto una delle ombre del Nihility. Questo che cosa significa? Ovvero una delle rappresentazioni di questo Ion all'interno appunto dei vari universi legati a Star Rail. Ti ripeto, questa parte è veramente molto, molto tematica, molto bella, perché alla fine per certi versi Adventure, nonostante è stato sconfitto, in realtà ha ottenuto quello che era il suo obiettivo, quindi cercare di arrivare alla fine di questa corsa, insomma alla fine di questo viaggio, poter parlare direttamente con Nihon o qualcosa del genere, quindi insomma da qui poi vedremo che cosa succederà nelle prossime pagine della trama. Quindi mi è piaciuta molto questa avventura, anche perché poi vanno a rimarcare il tutto su quello che è stato appunto il vissuto di Adventurine, quindi l'ultima cosa che vede non è ovviamente la signorina Acheron, ma è insomma la sua versione da bambino. Insomma, questo era un personaggio che in realtà non si chiamava Venturin, ma si chiamava Kakavash. Quindi insomma puoi rivedere diversi aspetti del personaggio che mi sono strapiaciuti, hanno fatto veramente un'ottima caratterizzazione per questo personaggio, e ti ripeto, non me l'aspettavo perché non era stato marchettato così tanto, né tantomeno pensavo che una larga parte di trama era dedicata a lui, quando appunto fai solamente i trailer su Acheron, no? A parte questo, giusto per farti capire anche qual è stato l'impatto della trama della 2.1, se vedi questo squarcio che c'è in questa parte di Penaconi, questo è dovuto al fatto che la signorina Acheron ha sprigionato i suoi poteri dal Self Annihilator, quindi insomma quelli del Nihility, e ha letteralmente squarciato il Dreamscape di Penaconi. E questo squarcio rimane ancora oggi perché questo potere è incredibile. Quindi wow, va bene, veramente, veramente molto interessante. Poi si è visto anche uno spiraglio proprio piccolo, piccolo, piccolo del signorino Welt che stava per usare la sua Star of Eden, insomma i poteri da Archer of Prison. Non lo so, sono tutta una marea di cose che sono veramente molto, molto interessanti. Ora ti faccio vedere solamente le ultime due robine che sono arrivate appunto nel finale con la mia registrazione che ho fatto della trama. Memory Zone Depths. E quale POV è questo? Siamo di nuovo sul Trailblazer, ovviamente. You're awake. I've been waiting on you for quite a while. Sam ci stava aspettando. A crevice between dreams. You've met me before. I'm Sam, a Stellaron Hunter. Sono Sam, a Stellaron Hunter. I originally planned on showing up earlier to reveal some truths to you. Originariamente volevo farmi vedere prima per svelarti delle verità. But I encountered more roadblocks than expected. 11 times I've tried, but ended in failure. Before I knew it, this world and I became too intertwined, and it became too difficult to escape the constraints of the script. Ci ha provato ben 11 volte, ma ha fallito perché deve seguire uno script ed era difficile superare insomma diverse barriere. Elio is right. In this land of the dreams,
You and I will reap unforgettable gains. Egli aveva ragione, in questa terra dei sogni tu ed io prenderemo delle cose indimenticabili, una cosa del genere. I don't know people's hearts as well as he and Kafka do. Nor do I have a specialty like Silverwolf and Blade. Most of the things that I'm good at only apply to villains who need no mercy. Allora, lui non è in grado di capire i cuori delle persone come Kafka e Elio, e non ha delle specialità come Silverwolf e Blade. E praticamente ha delle qualità come un qualsiasi villain che non merita alcuna pietà. So, there is only one method that I use. E quindi c'è solamente un metodo che lui utilizza. This is to show you. Oh, tutto that quello I che sono. Attenzione. You know, in the thick of things, people are blind to the grit in their eyes. Yet they can always feel it scratch. Want the answer? I'll give it to you. The whole thing is just fate playing a cruel joke on us. E insomma, vedremo poi questo che cosa andrà a significare, anche perché l'introduzione del personaggio di Gallagher è stata piuttosto particolare, perché lui è legato al Watchmaker, è legato al fatto che prima faceva parte di un'altra fazione, non segue tantissimo l'Ion dell'Harmony, e insomma, molto molto interessante. Poi tra l'altro nella trama ti va a dire che ha 13 anni. Non lo so, c'è questo numero 13 che ritorna di continuo, c'è tutta questa roba che ti vanno a dire che è significato della morte, insomma, tutte queste robe qua piuttosto particolari. Però capito, sono tanti pezzi di trama che ancora non hanno concluso a tutti gli effetti, quindi mi viene un pochino difficile dirti, guarda, questa parte è fatta bene, o quantomeno questo ha un determinato significato. Però mi piace che la trama di Penaconi non è noiosa. Cioè, certo che se arrivi come me un pochino in ritardo ti vanno a spoilerare tutto e l'impatto di alcune scene magari non c'è. Però se vai a seguire appunto la trama all'interno del gioco, tutta la parte di Avvenciurine è stata stra interessante. La parte di Akron è stato un plot twistone allucinante a livello di world building. Mentre invece la parte di Gallagher, anche quello serve per, insomma, twist narrativi che immagino funzionano bene o male solo a Penaconi, e poi vedremo tutto, il tutto come continuerà. E tra l'altro all'interno di questa parte narrativa hanno anche introdotto una robina piuttosto nuova, ovvero i POV. Che cosa sono i POV? Essenzialmente sono i punti di vista dei personaggi, cioè ti fanno giocare una parte di trama con il Trailblazer, una parte di trama con Avvenciurine, e te lo danno anche in trailer, perché non è male averlo in trailer il personaggio, e poi ce n'è anche un altro con Acheron, ma dura veramente poco. Perché questo è interessante? Perché vuol dire che riesci a seguire più filoni narrativi e non sei limitato solamente a quello che vedi del Trailblazer. Non che prima non c'erano altri filoni narrativi nella trama di Star Rail, però adesso è molto più chiaro, molto più accessibile, quindi che vuoi che ti dica, la trama di Star Rail secondo me sta andando avanti veramente molto bene, e vedremo come si concluderà il tutto nella 2.2. Poi se avete altre considerazioni, gente, a livello di, insomma, spiegazioni di lore e tutto il resto, basta scriverle nei commenti. Detto questo, secondo me Star Rail è sulla buona strada per narrare una bella storia, però il problema non è narrare una bella storia nella trama principale. Il problema è dare un contenuto che può continuare ad essere accattivante anche dopo che questa trama principale finisce. La trama per ora è fatta veramente molto bene, tanti bei plot twist, e non vedo l'ora di giocare la prossima parte. Ok, vediamo qualche commentino. Anche il discorso tra Welt e Akron, che allude al passato di Welt, non credo che i non giocatori di Impact abbiano colto il senso di quel discorso. E di questo alienato ce lo ricorderemo quando ne parlerà Cat with Blue Hat, che è il grande guru della trama di Genshin Impact e Star Rail. Ci ha detto che non serve giocare ad Honkai Impact Third. Se vedrai quel signorino non spiegare quel contenuto, ci faremo delle buone domande. O se lo spiegherà, e lo spiegherà la cazzo di cane, come ha fatto anche con il trailer di presentazione del personaggio di Acheron, anche lì mi farò delle belle domande. Purtroppo.